Ma voi ci avete mai pensato? Qual è la nostra vita normale? La nostra identità? Che cos'è che la determina? Pensieri? Gesti? Azioni? Siamo spesso costretti a portare un uniforme che ci sta stretta ed abituandoci a portarla pensiamo che quelli siamo noi. O forse l'abitudine che non ci consente di essere altro. Ma ogni giorno sogniamo di essere qualcos'altro, qualcosa in più. Ma sono le nostre paure che ci rendono sempre uguali a noi stessi. Ma in fondo c'è sempre una possibilità, una speranza. Quella di mettersi tutto alle spalle ed essere un qualcosa di nuovo. Abbiamo ogni giorno questa scelta. Chi siamo e chi vogliamo essere. Ma non tutti i giorni sono uguali. E così, un giorno che sembrava come gli altri, cambiò tutto e tutti all'improvviso. C'era stato detto che avevamo un nuovo nemico, un nemico comune. Che tutto il mondo lo stava combattendo, pur sapendo che non c'è mai da fidarsi contro chi punta il dito su un colpevole, qualunque esso sia. Ci sforzammo per catturare i nostri ultimi ricordi, per fermare colori e odori. Avevamo paura che molti di essi sarebbero andati persi in un lungo oblio. Fummo costretti a star fermi nelle nostre abitazioni. Ma come si può combattere rimanendo fermi? Non si può combattere senza rischiare. E così per uscire ci avevano detto che potevamo indossare una maschera. All'inizio non volevo indossarla, non mi fidavo di fare come dicevano loro. Dicevano che era per il mio bene, ma era più probabile che lo dicevano per il loro. Ma fui costretto ad uscire, non mi fidavo di vedere il mondo solo come loro volevano farmelo vedere. Volevo vedere la città con i miei occhi. I giorni passavano. Dovevamo essere uniti a combattere contro il nemico comune, ma l'istinto di sopravvivenza, la paura del diverso, in poco tempo ci mise gli uni contro gli altri. E cosa potevamo fare? Eravamo uniti nel combattere o stavamo iniziando a combatterci tra di noi? I giorni passavano. Non potevamo più vedere cosa stava succedendo nelle nostre città. Ci basavamo solo su quello che appariva nelle televisioni. Il loro intento era diffondere paura. Avrebbero fatto più ascolti. In fondo a chi interessano le belle notizie? Il clima di incertezza e di paura iniziava a dilagare e leggi speciali approvate sempre più velocemente stavano minando le nostre libertà. Forse star fermi come dicevano loro non bastava più. Forse era un altro il modo per combattere o forse dovevamo capire qual era il vero nemico. Ad alcune persone non puoi dirgli di star ferme, non è la loro indole. O se le obblighi, le stai già uccidendo in maniera differente. Se c'è un rischio loro, a differenza nostra, sono pronte a correrlo perché hanno uno scopo da raggiungere, salvarci. E questo li fa diventare eroi. Quel giorno non fui punto da nessun insetto, ma iniziavo a sentire su di me il peso della responsabilità. Non avevo ancora bisogno di un nuovo nome, sono i gesti che fanno la differenza. Quando misi la maschera, pensai che avevo una grande possibilità, l'aspettavo da tempo, quella di uscire con una maschera. Non volevo nascondermi, ma volevo essere qualcosa di diverso. Volevo essere come loro, come Peter Parker o Bruce Wayne. Volevo anch'io salvare la mia Gotham.